il ministero dell'esorcismo dà la possibilità al sacerdote o ad alcuni sacerdoti di poter interagire col demonio al fine di poterlo scacciare dall'anima di una posseduta. L'interazione che si ha appunto con lo spirito maligno non solo si ferma a questa situazione, ma ne ha anche un'altra, ovvero la possibilità di poterlo interrogare per avere delle verità di fede. La Santa Chiesa Cattolica non solo si limita alle scritture dei dottori della Chiesa o di alcuni santi o alcune veggenze fatte dai mistici, ma appunto la Santa Chiesa comprende che gli spiriti maligni decaduti o le anime dannate, vivendo in un'altra dimensione, hanno la possibilità di poter capire quelli che sono i misteri di Dio e dà appunto la facoltà agli esorcisti di poter interrogare il demonio al fine di trarne delle verità ulteriori. In questo caso, avremo la testimonianza dell'esorcista Padre Bamonte che ci spiega l'inscindibilità del rapporto tra Gesù e Maria. Gesù, nostro Redentore e Salvatore, ma Maria, corredentrice della salvezza. Quindi ricordiamoci sempre che invocare Maria Santissima è invocare Gesù. Naturalmente la Vergine non ha quelle facoltà perché ha mani piene di grazia solo ed esclusivamente per concessione del Figlio. La madre non ha nessun potere se non dato da quello del figlio. Quindi il fine ultimo di invocare Maria è quello di invocare Gesù. Però passare attraverso lei sicuramente è una porta d'accesso migliore. Quindi questo video vuole solo testimoniare che sia, se non utile, necessario sempre tenere presente la relazione che vi è tra nostro Signore e la sua Santa Madre. Un altro giorno, mentre pregando, invocavamo insistentemente la Madonna con il titolo di Madre dell'Eucarestia, il maligno se ne viene dicendo: Lui e lei sono inscindibili, non sapete fino a che punto invocarla significa invocare Lui. Sono una cosa sola. Lui se l'è portata via tutta intera. Nel corpo e sangue del figlio c'è anche il corpo e sangue della madre. Non poteva essere diversamente. Si è formato in lei. Conoscete la biologia? Sapete cosa sia il DNA? Loro sono una cosa sola. Lui è nato da lei e lei è nata da lui. Non sono mai rimasti divisi. Sono stati sempre uniti. Prima che lei lo concepisse, lui era già in lei. Prima che lui nascesse, lei era già in lui. Lei è stata la prima a donarsi. Lui portava in sé il sangue e la carne di quella donna meravigliosa, troppo meravigliosa per essere sopportabile da noi, e noi non possiamo niente contro di lei. Quando celebrate quella che voi chiamate messa, c'è lei e c'è anche lui.